Nella Babele dei linguaggi artistici, difficile orientarsi tra vere celebrities dell'arte e rozze imitazioni. Il culto della personalità, oggi più che ieri, non trascura nessun mezzo per raggiungere la luce dei riflettori e lo sconfinamento dei generi permette continue appropriazioni, talvolta anche indebite, e apre nuovi territori, dove sperimentare il proprio fascino, o meglio sarebbe dire il proprio potere culturale e spesso anche economico. Forse fu Andy Warhol il primo grande artista a cogliere questa straordinaria potenzialità. Fashion, glamour, celebrities, party, performance, dipinti, video, tutto si riassume nella sua esperienza. Anche la sua malattia fu parte dello spettacolo. Del resto, veniva dal mondo della grafica pubblicitaria, lo strumento più sovversivo della comunicazione di massa, di cui il mondo intero si è ampiamente nutrito. Non stupisca dunque che sull'onda di un'assoluta garanzia di risultato anche gli artisti si approprino delle tecniche e dei luoghi della scena. Il red carpet, del resto, non impedisce a un artista d'essere tale, nel significato che questa parola ancora per noi possiede: profeta, creatore, veggente e soprattutto homo faber. In questo caso il suo contatto con le diverse discipline dell'arte, dove giocano un ruolo non secondario la moda e il cinema, diventa esplosivo e mette in campo forze creative trainanti dello stile e del gusto, ma soprattutto di un'estetica sociale che rappresenta oggi come oggi l'unica forma possibile, sicuramente la più compiuta, del nostro tempo contemporaneo. Gabriella Belli, direttore Fondazione Musei Civici di Venezia. Benvenuti a questo nuovo episodio di Sfogliando qua e là. Il testo di cui parliamo oggi è un testo decisamente non convenzionale. Si tratta di Trame di moda, donne e stile alla Mostra del Cinema di Venezia, a cura di Fabiana Giacomotti, Silvana Editoriale, edito 2012. Un testo che è stato edito in occasione della mostra Trame di moda, appunto, che si è svolto a Palazzo Mocenigo proprio nel settembre del 2012. Il testo, oltre a essere un accompagnamento del visitatore della mostra, è anche un importantissimo e validissimo documento per quel che riguarda la storia della moda e la storia del cinema intrecciata al mondo della moda. È un inno a Venezia, una lode alla sua storia e alla tradizione tessile lagunare e soprattutto alla grandissima importanza che la tradizione tessile italiana ha avuto ed ha tutt'oggi per quel che riguarda lo sviluppo cinematografico. Editorialmente è da notare che il testo è scritto in doppia lingua, italiana e inglese, e che contiene all'interno delle foto di grandissimo valore, che ricordano il passato, il presente, l'attualità, con scatti di pellicole d'epoca e contemporanee e con bellissime immagini anche dei backstage delle più grandi opere cinematografiche internazionali. Il testo è suddiviso in una serie di capitoli che conducono il lettore per mano attraverso la storia del cinema e appunto questo intreccio tra moda e cinema. Si comincia con un bellissimo saggio di Francesco Casetti dedicato allo schermo e la pelle, nel quale si va ad analizzare l'analogia tra schermo cinematografico e tessuto di moda. Che il cinema sia sedotto dalla moda, non c'è dubbio. Non farò la lista dei numerosi flirt. Bastano due titoli piuttosto ovvi entrambi, e cioè Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni e American Gigolo di Paul Schrader. I due film segnano i due poli entro cui il corteggiamento ha luogo, rispettivamente quello edonistico, American Gigolo, e quello tragico, Cronaca di un amore. Basta pensare ai momenti in cui Richard Gere passa in rassegna il suo guardaroba, quando è ancora soddisfatto di sé, o per converso all'eleganza di Lucia Bosè, e a quanto essa strida con la sua inquietudine. La seduzione del cinema per la moda sta dentro questi due estremi. Il mio punto è però un altro. Credo che i rapporti tra i due ambiti, frequenti e reciproci, siano attraversati da un altro tipo di tensione, quella tra stoffa e pelle. È lì che i destini delle due arti si intrecciano per davvero.
La stoffa a cui penso non è quella dei vestiti di scena, sontuosi, trasandati, finto poveri, eccentrici, ridotti all'essenziale. Essi spesso sono capaci di far emergere lo spirito del film altrettanto bene che il gesto di un attore. No, il tessuto a cui mi riferisco è quello della tela, o del telone, insomma, quello dello schermo. La tela dello schermo, infatti, a differenza di quella su cui il pittore dipinge, ospita ogni immagine che le si proietta, senza però legarsi ad essa. Qualunque cosa può prender vita sulla sua superficie, lasciandola contemporaneamente intatta. Questa tela, insomma, assume i contorni di ogni possibile realtà, senza minimamente sgualcirsi. In questo senso è materia pura, che si può adattare e che si adatta a infinite forme. Ciò la rende simile al tessuto della moda, altra materia che richiede di prendere forma e che si trasforma incessantemente in nuovi mondi. Abbiamo poi un intero capitolo dedicato alla diva Venezia. La diva Venezia, ossia l'importanza che Venezia e il Festival del Cinema di Venezia hanno avuto per la storia cinematografica internazionale. Un altro capitolo interessante è quello dedicato a moda e costume, attrazione fatale, dove si vanno a analizzare le relazioni tra moda, costume e cinema. Capitolo interessantissimo anche quello dedicato ai colori dei sogni, ad opera di Roberto Capucci, e che sicuramente non ha bisogno di introduzioni. Il quinto capitolo è vestire lo spazio veneziano, e quindi si va ad analizzare Venezia come sfondo. L'abito come comunicazione ha un titolo che già parla da sé, e in particolare nel testo Dino Trappetti, presidente della Tirelli Costumi e Fondazione Tirelli Trappetti, ricorda che l'abito è un segno che lascia tracce nella memoria e nel cuore, anche se questo segno non viene percepito razionalmente o compreso nella sua tecnica realizzativa. Abiti come segni occulti, come comunicazione, appunto. Abbiamo poi un senso per due contesse, dove si andrà ad analizzare nel particolare non solo il film Senso, chiaramente richiamato dal titolo, ma anche e soprattutto i retroscena legati ai costumi indossati da Alida Valli in occasione delle riprese. Il capitolo successivo è dedicato all'abito e il gioco, l'abito del gioco, ossia una brevissima storia di come i veneziani e la cultura veneziana ha sempre interpretato l'abito, in questo caso come travestimento. E poi si arriva alla modernità, alla contemporaneità, con un saggio dal titolo Il brand di moda sul grande schermo, dove si vanno ad analizzare alcune delle dinamiche che guidano le scelte sartoriali e stilistiche attuali. Si conclude poi con C'era una volta la pelliccia d'estate, un divertente saggio che trae ispirazione appunto dalle foto d'epoca nelle quali le dive venivano immortalate in laguna in piena estate portando una pelliccia a braccio. Chiaramente le temperature non permettevano ancora di portare la pelliccia addosso, bensì la pelliccia come status symbol, e quindi ancora una volta l'abito che si fa messaggio. Ultimo saggio del testo è Guida pratica alla costruzione di una star. A questo punto poi si apre tutta una parte di guida alla mostra, di guida dello spettatore alla mostra, nel quale vengono riportate le immagini dei capolavori sartoriali in mostra a Palazzo Mocenigo in occasione della mostra, appunto della manifestazione. E per ogni abito viene riportata anche una scheda completa del film dal quale è stato tratto, con tanto di interpreti, trama e dettagli legati al costume e al backstage. La mostra inoltre dava l'opportunità al visitatore di ammirare alcuni meravigliosi abiti indossati dalle dive in occasione dei red carpet di Venezia. Da Anne Hathaway a Gwyneth Paltrow, da Stefania Rocca a Cristiana Capotondi, passando per Jessica Biel, Isabella Ferrari, Jessica Alba e moltissime altre. Un testo veramente interessante che
contiene degli interessantissimi spunti di riflessione per quel che riguarda la moda e il rapporto tra moda e cinema. Sicuramente da consigliare per gli appassionati di moda e di cinema e di moda del cinema. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio di Sfogliando qua e là e vi ricordo che il testo di cui abbiamo parlato oggi è Trame di moda, donne e stile alla Mostra del Cinema di Venezia, a cura di Fabiana Giacomotti, Silvana Editoriale 2012. Buone letture!